Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi credo sia la settima volta che facciamo quest'intro. Io sono Cristian e sono in compagnia di Lucio, ciao a tutti. Sì, perché oggi si vede che siamo ispirati. Oggi non gira proprio, no, poi no. Un giorno, Lucio, faremo vedere tutte le prove che facciamo. Mettiamo insieme tutti gli errori. Dietro le quinte faremo un lungometraggio. Va bene, questo che ho tra le mani, sì, è un telefono. Beh, sei partito bene, però questo non lo rifacciamo, lo giuro, lo facciamo tutto in presa diretta, piuttosto mi uccido. Un telefonino sul quale sta girando un videogioco. Ok, oggi abbiamo un videogioco particolare che non sveliamo subito. No, eccolo qua, l'hai già svelato. L'ho svelato. È infatti un videogioco ispirato ai personaggi di South Park. South Park, che tra l'altro è uno dei miei cartoni animati preferiti in assoluto. Anche il mio. Sì, ecco. Mi piace molto. E questo videogioco, che si intitola South Park Mega Millionaire, dà la possibilità di controllare uno dei personaggi più simpatici, Eric Cartman, quello con le ossa grosse, quello con le ossa grosse, quello che ciuccia te come lumaca. Esatto. Okay? E in pratica affrontare una serie di prove per raccogliere denaro all'interno di livelli che sembrano ispirati a Mai Dire Banzai. Quindi, lo dico io, è a metà tra un platform di stile classico e un board game, con appunto degli elementi ridicoli, tipo perché i personaggi si fanno del male, ci sono delle cose buffe, ad esempio, adesso non svegliamo tutto. Ad esempio, Cartman va in giro con i pattini, con in testa un bonsai, già questo un po' fa ridere. Già fa un po' ridere. Allora, il sistema di controllo sfrutta l'accelerometro per far muovere Cartman sui pattini. Sì. E il touch per fare i salti. Per fare i salti. Allora dai, fai vedere qualche cosa. Intanto io commento. Ecco, bisogna Cartman raccogliere i soldi. Mamma mia, perché lì sei, ci sono dei soffioni. Esatto. I famosi soffioni. Soffioni boraciferi. E tu devi collezionare queste monete. Poi bisogna stare attenti a non finire in testa ai lottatori di sumo, perché sennò si perde della vita. Ah, perché poi ti legnano. Loro ti legnano. Come se non ci fosse un domani. Ecco. Poi vedi, c'è il pubblico, la gente mi applaude. Ai ai ai. Non si sente però. Sì, senti l'applauso, l'ho sentito adesso. Ecco, l'obiettivo è quello di andare sul pulsantone. Vai, che ce la fai. Vai. Eccolo qua, evviva. Guarda qua, che fa il suo tipico balletto. Oh, adesso facciamo un attimo una pausa. Tanto abbiamo fatto vedere il gioco, anche se adesso poi ci sarà la fase successiva, cioè quella del board game. Intanto, Lucio, vogliamo dire, questo gioco l'abbiamo trovato sul telefonino? Già. L'abbiamo comprato all'edicola sotto casa? L'abbiamo trovato nelle patatine? Se mi fai rispondere, dillo. No a tutte e tre le tue domande. Bravo. Perché l'abbiamo scaricato dal nostro servizio, diciamo, sul quale noi ci appoggiamo. Di riferimento. Perché siamo stanchi. Bravo. Ecco, anziani. Sì. Ci appoggiamo a questo servizio che è playplanet.playmobile.it, dove pagando 2,99 euro alla settimana, che cosa facciamo? Scarichiamo tutti i giochi che ci sono. Tutti. Come se piovesse. Come se... cioè proprio senza farci un minimo scrupolo. Ma proprio presente uno che si fa degli scrupoli. Ecco, non siamo noi. Ecco, questo gioco poi ha anche questi simpatici intermezzi animati in giapponese antico. Che saltiamo con i cammelli, sì, e brutta gente. Ecco, vedi, questa qua è la parte di la ruota della sfortuna. La parte un po' di board game. Che bello. Vabbè, quindi... ecco. Non so cosa succederà? Che cosa succederà adesso. Gira la ruota! Gira 100, la ruota! 100, 100, 100, 100. Vediamo che cosa... E adesso? Ecco, questa simpatica cosa. Ecco, secondo me ti è successo qualcosa. Vabbè, mi hanno dato una roba da bere. Vabbè, ah, non buono, importa. Non è andata neanche male. Andiamo avanti. Passiamo avanti. E questo è un altro livello. Esatto. Quindi, in pratica, bisogna affrontare questo livello sempre con i pattini. E sì, se alla fine ci sono sempre i lottatori di vedi, sumo. La ruota della sfortuna è che quello lì era olio. Mi è finito l'olio nei pattini. Ah. E quindi adesso è più difficile controllare. Ammazza, aiuto. Bene, che ce la fai. Vedi, con questo cosa salto. Devo sfruttare questi affari per saltare. No, ma secondo me tu sei uno che ce la fa. Guarda che ti vedo bene in questo giro. Ma di qua non riesco a passare. Come si fa? Non lo so. Vabbè, intanto Lucio, io direi che siccome sono già 4 minuti Di facezie, è venuto anche il momento di stringere un po' e di dare la nostra opinione su questo giochino. Sì. Allora, in pratica questo giochino, come l'hai definito tu,
tutto sommato ci ha divertito. Ma ci ha divertito. Allora, ci ha divertito perché intanto è demenziale. Sì. Come anche come noi. Come noi. E come anche South Park. Esatto. E quindi ci ha divertito. La grafica è molto molto carina. Coloratissima. Colorata. Tra l'altro ci sono un sacco anche di effetti sonori. Da quel punto di vista è veramente molto curato. Sì, esatto. E poi è pieno di sorprese perché è un po' che ci giochiamo, ma adesso per esempio c'è da cambiare personaggio. Volendo si può. Sì. Vai, vai. Prendi Kenny. Kenny. Hanno ammazzato Kenny. Allora, quindi poi voglio dire, si può giocare con i personaggi di South Park, già, insomma, non è mica poco. È divertente, è vario, che cosa vogliamo di più? Che adesso secondo me muore Kenny. Invece tra i punti, diciamo, di debolezza qual è? Beh, allora ci sono delle scene di intermezzo che non sono chiarissime. No, anche perché sono in giapponese, però. Vabbè. E poi dopo diciamo che opla. Sono finito in quel liquame marrone. Sa che cos'è? No. Sarà cioccolato. Sarà sicuramente cioccolato. E, vabbè, la meccanica di gioco alla lunga tende un po' a essere. Sì, anche se in realtà i labirinti sono molto vari. Sì, poi sì, ci sono questi intermezzi con la ruota della fortuna, per cui comunque la sorte gioca un ruolo comunque determinante, eccetera. Ah, per avvantaggiarvi oppure svantaggiarvi. Oggi non riesco a parlare. Non no, so come ma mai. Perché secondo me oggi. Forse ieri sera non dovevo stare fuori così tanto. Non dovevi andare al centro lì. Anche secondo me. Va bene. Quindi vuoi dire qualche cosa tu? Vuoi chiudere? Vuoi chiosare diciamo con qualcosa di intelligente? Hanno ammazzato Kenny, brutti bastardi! No, vabbè. No, non lo potevo dire. No, questo non lo dovevi dire. Sì, perché è una delle frasi. Vabbè, allora, quindi, in buona sostanza, lasciami giocare. No, tu. Ma non puoi giocare, perché tu adesso devi dare, diciamo, allora, il tuo giudizio finale. Io ve lo voglio sentire da te. Allora, questo South Park Millionaire è un gioco divertente. Sì. Un po' sciocco, sì, colorato, coloratissimo. E noi vi consigliamo, visto che tutto sommato già siete abbonati al servizio, non lo pagate niente, ma scaricatelo. La grafica è bella, vi fate quattro risate. Quando vi capita di trovare un altro gioco di South Park a questo prezzo? C'è zero. Mai. Quindi assolutamente consigliato South Park Mega Millionaire. Lo trovate su playplanet.playmobile.it. Per noi oggi è tutto, perché secondo me Lucio non ci siamo con la testa. Io adesso mi vado a fare un pisolino. Oh, adesso ci chiederanno sicuramente che telefono abbiamo utilizzato. Aspetta. Tu non lo dire. Non l'ho detto. E diamo appuntamento a giovedì prossimo con un altro gioco. Ciao a tutti. Ciao a tutti.